Occhio. Zitto, zitto. Non lo fare! Bra! Perché voglio fare un po' di ginnastica di una falla. Se no ci si rattrappisce. Non lo sai se tu caschi? Tieni una scena fantastica. Zitto. Basta, non ce la faccio più. Ci vedo. Allora, quando si era bambini, ragazzini, quanto si aveva? 14 anni? Sì, 15-14 anni. C'avevo la tabaccheria io. Lui c'aveva la tabaccheria, io andavo sempre lì da lui e si sognava appunto di fare cinema, insomma, di fare spettacolo. Però, insomma, si sognava, diceva, come si fa, come non si fa. Questa è vera, eh? Io vi sto raccontando una cosa veramente accaduta. Allora io gli dissi a lui, se era lì in tabaccheria, gli dissi perché... Non si va a Cinecittà? Appunto. Però gli dissi, e come si fa però? Gli dissi, come si potrebbe fare? No, cioè, se era bambini, cioè, ci manda a me i nostri genitori. Vabbè, la mamma mi manda. Appunto, allora io dissi, ecco l'idea, dissi, si scrive una lettera finta, dove ti ricordi, dove si dice... Siete desiderati, abbiamo visto il vostro provino. No, una cartolina postale si scrisse. Si era comunque mandato dei provini, sì. Noi così fatti da ragazzi. Scrisse, si disse proprio una cartolina. Una cartolina postale con scritto... No, perché c'ho scelto. Sì, siete pregati di venire qui a Cinecittà perché... Sì, perché vi vogliamo per dei telefilm, così si scrisse. Sì, davvero. Si scrisse firmato, esiste che nome si mette, e io dissi Marco Mattei. Un regista si scrisse di cinema. Poi si fece, siccome lui era tabaccaro, lo stampino del timbro di francobolli. Del francobollo romano, e gli si mandò sia alla sua famiglia che alla mia. Si mandò queste lettere, ci cascarono. Ci dettero soldi per andare a Cinecittà. In treno. Si partì e lui si prese il treno, tranquillamente. Si arrivò a Roma, si prese la metropolitana, si vede Cinecittà, è già lì si godeva, Cinecittà, chissà che si deve trovare. Si arrivò a Cinecittà, bada bella Cinecittà, e ora? Si arrivò alla sbarra, disse, che cazzo volete? E si vuole entrare a fare il cinema, veramente, è accaduto davvero. Dice, chi va cercato a voi? Marco Mattei! Via, escia! Chiamo Carabinieri! Si riprese la metropolitana, si riprese il treno e si tornò a casa. Però si vide Cinecittà. Sì, la porta. Chiaramente però si tornò molto delusi. Questo sarebbe un raccontino regolare se non fosse che, perché poi di lì sono passati 20 anni, gavetta, spettacoli, cinema e compagnia bella fino ad oggi, sarebbe un raccontino anche banale se vogliamo, ma invece questo raccontino ha un finale che vi sto dicendo e ve lo giuro che è vero. A me, neanche un anno fa, mi arriva una telefonata, io rispondo, fa pronto Ceccherini, dissi sì. Mi interesserebbe fare dei telefilm? Io dissi, vediamo, parliamone. E dovrebbe venire a Cinecittà? Sì, io gli dissi, e di chi devo chiedere? Marco Mattei.